Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi cucineremo un buonissimo pasticcio ai funghi e noci. Vi illustro gli ingredienti. In una casseruola ho già messo 70 g di burro, 700 ml di latte, 70 g di farina, 200 g di gherigli di noci. Qua ho messo due confezioni da 300 g di funghi già cotti, lessi. Una confezione di lasagne da 250 g e del formaggio grattugiato. Cominciamo! Allora, per prima cosa frulliamo i nostri funghetti finché diventa belli lisci. Eccoli qua. Vedete? Evitate una purea. Ah, sì, dimenticavo, perché la noce moscata per la besciamella che adesso andiamo a fare. Nella casseruola mettiamo il burro che intanto si sciolga. Poi adesso andremo a versare la nostra farina. Piano piano che non si formino grumi. E ora il nostro latte, sempre molto a filo. E continuando a mescolare. E adesso aggiungeremo la noce moscata. Che aspettiamo che il latte bolla, si addensi. Se volete mettete sale, se no, no. Io non metto perché c'è già il formaggio, le noci che danno gusto. E adesso aspettiamo che si addensi. Quando bolle, ecco, la besciamella si è addensata. Adesso la uniremo alla nostra purea di funghi. Poi mescoleremo il tutto, che si formi una buona besciamella.
Adesso mescoliamo tutto bene. E andremo a comporre il nostro pasticcio. Eccola qua che prende colore. Eccoci. E adesso prenderemo la nostra teglia. Eccoci. Prendo questa teglia di questa misura qua. Mettiamo il primo strato di besciamella. Ovviamente se è troppo densa metteremo ancora un po' di latte o di acqua. E cominciamo con gli strati. Mettiamo lo strato di lasagne, uno strato di besciamella, e lì metteremo le noci e anche il parmigiano o il grana. Eccoci, mettiamo le noci. E il formaggio. E adesso continuiamo così fino al completamento di tutta la pasta sfoglia. Ecco, siamo quasi all'ultimo strato. Facciamo bene i bordi, che sennò dopo diventano tutti crostolosi. Mettiamo ancora un po' di noci. Ancora uno strato e abbiamo finito, poi inforneremo. Ecco, bello l'ultimo strato. Accostamento funghi e noci è perfetto. Mi raccomando i bordi. E formaggio.
Così gratina bene. E ora inforniamo nel nostro forno caldo, forno statico, a 200 gradi, più o meno per 20 minuti. Controllate sempre, come dico sempre. Ci vediamo tra un po'. Guardate che bellezza! Ecco, il timer ha suonato, il nostro pasticcio è pronto per essere mangiato. Ed ecco a voi il nostro buonissimo pasticcio. Bene, se questa ricetta ti è piaciuta, ti invito a mettere like, a condividere e se vuoi essere sempre aggiornato, iscriviti al mio canale, clicca sulla campanellina. Ci vediamo alla prossima, ciao!